Assessore, io le chiedo di nuovo perché in effetti davvero da quello che si legge c'era tutt'altra faccenda di dire che non è vero che ci saranno questi 8.000 euro di contributo all'affitto o all'acquisto di casa. Lei ha detto addirittura daremo assistenza a chi lavora e questo l'hanno preso sui giornali, cioè prenda provvedimenti perché altrimenti sono articoli campati per aria dalle sue parole. Esiste libertà di stampa. Però io le ripeto, allora noi abbiamo delle risorse che noi mettiamo, sono risorse vincolate per i Rom dall'amministrazione precedente tra l'altro, e quindi non sono risorse che sono nel bilancio del Comune di Milano ma sono in prefettura, che servono per fare interventi e progetti di superamento dei campi e per l'inserimento, l'avvio all'inserimento abitativo delle famiglie Rom attraverso la collaborazione con le associazioni del terzo settore. Assessore, non mi ha detto che non è vero, però mi perdoni, però se no che stiamo qua a fare? Noi dobbiamo fare chiarezza, non mi ha detto che non è vero che c'è il contributo all'affitto. Allora se io queste persone le aiuto ad inserirsi nell'abitazione con le associazioni, dentro questo ci stanno l'utilizzo di risorse dedicate ai Rom. Allora le dà le associazioni, le dà le associazioni per dare le case ai Rom, allora può essere una soluzione, ma lo dica. Io dico che con queste cose noi costruiamo l'accesso all'abitazione dove le persone mettono i loro soldi, perché devono firmare, se vanno nel mercato firmano un contratto d'affitto, incominciano a pagare il contratto, e su questo noi li inseriamo verso un percorso che definitivamente abbandoni i campi. Granelli, usciamo dall'equivoco. I milanesi vogliono sapere se questi soldi vanno brevi mano alle famiglie nomadi oppure no. Allora, questi soldi vengono utilizzati per permettere questi percorsi di accoglienza. A chi vanno in mano? Alle associazioni? Vengono gestiti con il Comune e il terzo settore.